Ciao a tutti, sono Monica Tursi, makeup artist e non solo. A grande richiesta, stasera voglio parlarvi dei pennelli che utilizzo per creare un make-up occhi. Non c'è un numero standard di ombretti da utilizzare per creare un trucco occhi, però per quanto mi riguarda, un trucco occhi fatto bene, base, sto parlando di un trucco occhi base, necessita di almeno tre colori di ombretti. Quali sono i pennelli che vado normalmente ad utilizzare? I pennelli proprio il numero base di pennelli che andremo ad utilizzare è 4. Questi sono i 4 pennelli, secondo me, fondamentali per creare una base trucco. Allora, abbiamo il pennello a lingua di gatto con cui andrò a sfumare i colori chiari. I colori chiari, ecco, vanno in questi punti qui. Dall'angolo interno dell'occhio fino a metà palpebra e sotto l'arcata sopraccigliare nella parte più alta. Poi abbiamo il pennello a penna. Con questo pennello noi andremo a creare il triangolo di intensità. Il triangolo di intensità è quello che parte dall'angolo più esterno dell'occhio e arriva qui nell'incavo. Dall'incavo noi andremo fino a metà occhio e quindi sfumeremo questa parte qui. Con questo pennello andremo a sfumare anche le matite e gli ombretti che andremo ad applicare nella rima inferiore dell'occhio. Un altro importantissimo pennello è lo sfumino. Vedete che ha le setole belle cicciotte, come le chiamo io. Questo sfumino serve per applicare il prodotto nell'incavo dell'occhio, per applicare i colori di transizione. Il quarto pennello fondamentale è quello piatto, come vedete, con le setole corte. Normalmente si utilizza anche quelli col taglio diagonale, però io con questo mi trovo benissimo. Con questo che cosa vado a fare? Vado a creare delle righe all'attaccatura delle ciglia, come se volessi creare un eyeliner però con gli ombretti, e vado anche a sfumare un pochino di più il prodotto nell'attaccatura proprio delle ciglia, nell'attaccatura inferiore. Allora, adesso vi farò vedere come utilizzerò tutti e quattro i pennelli. Iniziamo dal primo, pennello a lingua di gatto. Utilizzerò oggi la palette della Makeup Revolution Reloaded Iconic Fever. Ok, ve la faccio vedere aperta. È una palette che avrete visto già tante volte utilizzare durante i miei tutorial, però mi piace tantissimo perché ci sono colori molto naturali, tanti toni del marrone, dal freddo al caldo. Molti colori shimmer che mi piacciono tantissimo e quindi posso creare parecchi make-up. Partiamo, come vi ho detto, dal pennello a lingua di gatto. Con questo pennello andrò a prendere questo colore qui, il più chiaro. Ora vado a prendere il pennello a penna, questo qui, e andrò a prendere il colore più scuro della palette, questo qui. Perfetto, adesso vado a prendere il pennello cicciottino, detto sfumino, e andrò a prendere un colore intermedio per creare l'ombreggiatura nell'incavo dell'occhio. Allora, posso prendere sia questo color pesca che questo marroncino un po' più scuro,
che è anche questo color nude un pochino più scuro, però stavolta voglio usare questo color pesca. Guardate che bell'effetto. Il quarto pennello che andrò ad utilizzare è quello piatto, guardate. Vado a prendere il colore più scuro della palette e lo utilizzo anche per rifinire un pochino le sopracciglia. Perfetto, adesso vado ad aggiungere un pochino di matita nera nella rima inferiore degli occhi e un pochino di mascara per completare il trucco. Quindi mettiamo la matita nera nella congiuntiva. Ecco fatto, un trucco semplice, velocissimo. Per quale motivo è semplice e veloce? Perché ho avuto l'ausilio di questi quattro pennelli fondamentali che dovete assolutamente avere per creare un trucco occhi base, ma dall'aspetto molto professionale. Spero che questo piccolo mini video vi sia piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale per vedere altri tutorial. Un bacio!